Cari amici di Ordono, un buon pomeriggio. Oggi mi trovo in piacevolissima compagnia del caro amico il maestro Stefano Pellini, il quale è stato invitato insieme con il collega Pietro Tagliaferri al sax soprano per tenere l'ultimo dei concerti della rassegna Settembre dello Spirito edizione 2020 al Tempio Votivo di Ponte della Priula. Stefano, posso chiederti come è nata l'idea di formare un duo così particolare con il sax, con il carinetto, come mi hai spiegato in altre occasioni, ho avuto modo di sentirvi più volte? Certo, è un duo particolare, organo e sax soprano, perché pur essendo due strumenti, uno inventato tanti secoli fa e uno invece di recente invenzione, si sposano particolarmente bene. Noi siamo abituati al duo bellissimo organo e tromba, abbiamo sentito anche concerti per oboe e organo eccetera, ma questo duo è particolare in quanto il sax, insomma, sta un po' a quid medium tra i due strumenti, quindi permette sia l'esecuzione di brani particolarmente dove c'è richiesto una quantità di suono forte ma anche delicata, quindi ci permette di spaziare proprio sia nella dinamica ma anche nel tempo, perché usato sapientemente si presta anche bene senza dissacrare il repertorio antico, come abbiamo fatto un po' oggi, cui siamo comunque partiti da Handel e siamo arrivati sul contemporaneo cercando appunto di creare degli effetti sonori particolari. Praticamente il sax, nel nostro intendimento, viene proprio pensato come se fosse un registro a lancia all'interno dell'organo, un registro en chamade per intenderci, cioè un valore aggiunto che permette di impreziosire il repertorio e quindi cerchiamo di lavorare il meno possibile sulla partitura in modo da far proprio risaltare il sax come proprio una voce già scritta, però che magari salta fuori in un contesto dove magari non riusciamo spesso ad ascoltarla con particolare attenzione. Ecco, così è un modo per illuminare il repertorio in modo un po' nuovo, proponendo un repertorio che va dall'antico, vi ripeto, al contemporaneo. Naturalmente sul contemporaneo lo strumento si muove di più e ha una letteratura sua, perché vari compositori ci hanno dedicato musica, ma devo dire che anche sull'antico abbiamo inciso recentemente un disco dedicato a Handel, l'anno scorso un disco dedicato a Bach. Devo dire che comunque funziona molto bene dal punto di vista sonoro, l'effetto è veramente strabiliante in alcuni casi, sì. E dimmi Stefano, chi dei due si concentra più sulla trascrizione delle parti di adattamenti? Guarda, esatto, sono proprio delle neanche trascrizioni, sono veramente degli adattamenti, veramente una trasposizione delle voci che troviamo senza modificare, veramente modificando il meno possibile. E, Pietro dà più sulla composizione, nel senso che come hai sentito adesso abbiamo anche eseguito brani suoi del compositore Massimo Berzolla, e lì proprio si sente che c'è lo strumento, come vi ho detto, può navigare nelle sue acque consuete, ma attraverso gli adattamenti lavoriamo sia io che Pietro proprio per cercare con particolari registri dell'organo, particolari sonorità, di fare proprio dialogare i registri dell'organo col sax come se fosse un altro registro, e viene sempre un piano sonoro in più, no? Con questa voce al soprano bella decisa, e così riusciamo a far dialogare un'ancia dell'organo con l'ancia del sax, una voce solista, una sesquialtera col sax, per i trio, per le suonate in trio vengono benissimo, per esempio. Insomma, è un arricchimento, penso che sia questo, insomma, fondamentalmente. Tra l'altro tu non sei nuovo sicuramente ad abbinamenti particolari, ricordo per esempio anni or sono che ti ascoltai in duo con l'arpa e l'organo, sì, per esempio l'originale con il maestro Davide Burani, facciamo anche esatto, organo, sì. Sì, l'organo insomma si presta veramente a tanti accostamenti, è il re degli strumenti d'altro canto, quindi... Bene, ti ringrazio sentitamente per aver accettato questo invito, e salutando ti faccio omaggio di questa mia registrazione realizzata proprio qui all'Organo di Ponte dell'Aprile. Si tratta di una monografica dedicata al nostro compositore italiano Marco Enrico Bossi. Grazie ancora. Io ti ringrazio di cuore e ti invidio fortemente perché hai uno strumento meraviglioso.